L'associazione Dabanos Pesaro, associazione tutela diabetici, è presente a questa importante iniziativa promossa dalla Fondazione Lotta contro l'infarto del professor Sgarbi di Pesaro. Sposiamo ovviamente iniziative come questa, alcune molto simili le promuoviamo anche noi, e ovviamente questo è sempre per dare un messaggio utile, perché attraverso anche iniziative come queste, screening dei fattori di rischio e camminate con il nome Difendi il tuo cuore, in questo caso specifico, danno sempre un messaggio importante alla popolazione, un messaggio di prendersi cura di sé e quindi di essere protagonisti della propria salute. Paddle con gli amici, almeno mi muovo un po', faccio la muffa. Sì, due o tre volte alla settimana cerco di muovermi, o vado in bicicletta, o gioco a paddle, gioco a tennis. La prevenzione sarà sempre più importante in una società che invecchia. Prima di curarsi bisogna prevenire, e queste giornate per difendere il nostro cuore da anni sono un grande presidio di prevenzione, ma in generale il servizio che il professor Sgarbi e la sua fondazione fanno durante l'anno è fondamentale. Centinaia, migliaia di persone, grazie a questi controlli, prevengono malattie, correggono gli stili di vita e di conseguenza non pesano sul Servizio Sanitario Nazionale. Quindi facciamo prevenzione e grazie ancora al professor Sgarbi e alla Fondazione per la lotta contro l'infarto. Vivere pochi anni o tanti anni dipende in linea di massima esclusivamente dal nostro modo di vivere. Questa manifestazione ha il significato di mettere in memoria o rimettere in memoria le condizioni di vita che ci possono far arrivare fino a 100 anni, è un bel numero. Per oggi si programmano i 100 anni di vita per le persone che stanno in ordine da un punto di vista metabolico. Metabolico vuol dire essere il peso giusto, controllare la glicemia, evitando possibilmente il diabete ed evitando valori di colesterolemia particolarmente elevati, soprattutto il colesterolo cattivo, LDL-colesterolo, che è quello che in qualche misura intacca le arterie e le fa chiudere. I nostri 100.000 chilometri di vasi che nutrono il nostro organismo sono quelli che ci fanno vivere poco o tanto in rapporto al nostro modo di conservarli sani, cioè mantenerli ipervi. I vasi a livello cerebrale hanno un calibro molto ridotto, però restano sempre di buon calibro se noi manteniamo il colesterolo a livelli molto bassi, evitiamo il diabete, evitiamo il sovrappeso corporeo e ci alimentiamo in maniera corretta, unitamente al fare anche una regolare attività fisica di svago. Mezz'ora al giorno di camminata la possiamo fare tutti. Pertanto, se mettiamo insieme l'alimentazione corretta e la moderata attività fisica quotidiana, noi possiamo vivere veramente 100 anni o anche più di 100 anni. A noi la scelta. La vita è un dono che abbiamo, dobbiamo mantenerlo in ottime condizioni, perché altrimenti ci tocca di finire prima, e finire troppo presto è una cosa che in qualche misura ci modifica, diciamo, il nostro essere stati al mondo. Nel mondo ci siamo e vogliamo stare bene fino ai 100 o anche più anni. Dipende molto da noi.